per festeggiare il 75esimo anno di fondazione e per il compleanno si è regalato l'ingresso nella storia. Il CSI di Pesaro Urbino, con sede a Fano, il 1° di settembre soffierà su 75 candeline. Una festa che non scorderà facilmente, vista l'annata in cui l'ente di promozione sportiva ha battuto ogni record in termini di tesserati. Il gran lavoro che la sezione locale del Centro Sportivo Italiano sta facendo, confermandosi un punto di riferimento per la città della fortuna, ma anche per l'intera vallata del Metauro e del Foglia, ha portato al superamento dei 10.000 tesserati, circa 2.000 unità in più rispetto allo scorso anno. Un altro dato significativo sono le 120 associazioni sportive affiliate, segno questo che sempre più realtà si affidano al CSI per crescere e far crescere i propri giovani. Le famiglie ci stanno dando fiducia perché, secondo me, probabilmente il messaggio che noi vogliamo far passare che non è quello dateci il bambino, che noi ve lo facciamo giocare, ve lo teniamo per 8 ore, 6 ore, 5 ore, via discorrendo, ma cerchiamo di dargli una formazione educativa che secondo me in questo momento non è da poco. I centri estivi gioco e sport dal 2015 hanno avuto un'impennata di presenze, tanto da arrivare quest'anno a quasi 1.300 iscritti. E in attesa dei festeggiamenti ufficiali previsti per i 1° di ottobre, noi siamo andati a conoscere i 10 centri estivi dislocati nel comune di Fano e abbiamo partecipato a Gioco e Sport Party, una festa organizzata al Palazzetto dello Sport Salvador Allende, aperta alle 1.200 famiglie che hanno affidato i loro piccoli in estate ai volontari e agli educatori e durante la quale i genitori hanno potuto toccare con mano quelle che sono le attività proposte giornalmente ai loro bambini. All'inizio di marzo fino alla fine di maggio abbiamo fatto corsi di ogni tipo per giochi, attività ludiche, anche attività di primo soccorso, perché è molto importante anche sapere cosa fare in caso di un problema. E quindi questi ragazzi, li vedete qua tutti quelli con le maglie gialle, sono i nostri animatori.